Al De Marsi arriva la capolista a San Benedettese per un match che si preannuncia scoppiettante. L'Avezzano vuole proseguire sulla scia della gara di Monterotondo, che ha palesato le qualità della rosa, sterzata netta rispetto alla prima in casa contro il Fossombrone. Partono dalla panchina Costa Ferrera e il nuovo innesto Ortolini. Dopo le vittorie con Sora e Tivoli, la San Benedettese arriva in Abruzzo con 600 tifosi al seguito, che hanno riempito il settore dedicato agli ospiti. Mister Lauro può contare su tutto l'organico a disposizione. Dirige Carlo Esposito di Napoli. Con l'ausilio delle immagini di Manuel Centurame passiamo alla cronaca del match. Gli ospiti prendono subito in mano le redini del gioco. Dopo 50 secondi Tomassini si gira all'interno dell'area, ma trova opposizione. Nel frattempo Battista reclama un calcio di rigore per una trattenuta ai suoi danni non ravvisata dal direttore di gara. Al terzo i biancoverdi perdono il possesso sulla tre quarti. Alessandro non ci pensa due volte e cerca la sorpresa dalla lunghissima distanza. Cultraro è attento. Il primo squillo marsicano si registra al decimo. Roberti appoggia per Verna. Conclusione debole. Problemi per Sbardella, al suo posto entra Pezzola, che al tredicesimo di testa sfiora il vantaggio. L'Avezzano cresce con il passare dei minuti, ma al ventunesimo rischia tantissimo, dopo un corner non sviluppato alla perfezione. Alessandro conduce per 60 metri, serve Battista che si accentra, ma spreca così. Seconda parte di primo tempo di marca avezzanese. Ci provano nell'ordine Roberti, Angelilli e Forte. Quest'ultimo di testa non inquadra la porta, sull'ottima pennellata di D'Alessandris. Prima dell'intervallo da segnalare l'occasione per Alessandro, lasciato colpevolmente solo dalla difesa biancoverde. Nella ripresa il canovaccio tattico non cambia, la Samb fa la partita e l'Avezzano prova a colpire in ripartenza. Al decimo il solito Alessandro si costruisce l'occasione, cerca il palo lontano, Cultraro salva i suoi. Sull'altro versante Verna lancia un segnale, sfera a pochi centimetri dal palo. Dal diciassettesimo accade di tutto, Roberti fa esplodere il De Marsi. D'Alessandri sconfeziona perfettamente per il numero 9 che insacca alle spalle di Coco. Neanche il tempo di festeggiare che la San Benedettese ristabilisce la parità. Alessandro vince un duello e a tu per tu con Cultraro e Glaciale. Passano due minuti e Battista da attaccante vero batte Cultraro da distanza ravvicinata. Avezzano tramortito, Ferazzoli prova ad inserire forze fresche. Ma i marchigiani continuano a spaventare. Barberini conduce e serve Alessandro che cerca la soluzione di punta senza successo. Al 27esimo la punizione di Sirri non si abbassa. Al 40esimo Cultraro è decisivo sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Rigoni. E un paio di minuti più tardi arriva l'episodio decisivo. Il neo entrato Ortolini viene atterrato da Coco. Per Esposito di Napoli ci sono gli estremi per il penalty. Dal dischetto Roberti è perfetto, andando a ripagare l'errore decisivo contro il Fossombrone. La Samp si riversa in avanti, ma non crea nulla di pericoloso. Termina così, Avezzano-San Benedettese 2-2, punto d'oro per i biancoverdi. Hanno reagito bene i ragazzi e faccio i complimenti perché hanno fatto disputare un'ottima gara contro una squadra molto forte. È evidente che c'è stato sul primo specialmente un errore difensivo, però... dobbiamo lavorarci, dobbiamo cercare di non commetterli, però preferirei degli errori, ne parlo con i ragazzi martedì quando ci rivediamo, preferirei più elogiare la prova importante contro la squadra che fino adesso aveva vinto contro tutti e abbiamo conquistato un ottimo pareggio. I primi minuti nelle partite c'è sta l'assestamento, c'è sta il conoscere gli avversari e noi abbiamo rischiato dopo pochi secondi di prendere gol su un cross dalla destra, poi però io credo che la squadra anche tecnicamente ha tenuto testa alla San Benedettese, quindi ribadisco un punto meritato che secondo me ci sta tutto per quello che si è visto in campo. Cosa darà il neo acquisto Ortolini all'Avezzano? Si è visto oggi, è un giocatore esperto, importante, che si è fatto trovare pronto nel momento decisivo per prendere rigore, attacca la profondità e quindi sarà sicuramente utile, come sono utili anche gli altri Costa e De Silvestro che sono entrati, Filippini, insomma la rosa è fatta per fare un campionato importante. Roberti, diciamo che c'erano i fantasmi della partita contro il Fossombrone nel rigore finale. Sì, ho sbagliato il rigore alla prima partita in casa, al 95-94 non siamo riusciti a vincere a causa di quel rigore. Oggi ho preso una piccola rivincita e l'ho voluto tirare io perché sbagliando si cresce. E oggi è andata bene e sono contento di questo. Segnare sotto la curva è sempre bello, fare il 2-2... è altrettanto bello, spero che comunque continuino a venire e continuino a seguirci sempre più fino a fine anno. Ovviamente sarei ipocrita se dico il mio obiettivo è segnare più gol possibile.
che però passa in secondo piano davanti all'obiettivo della squadra, che è sicuramente puntare nei primi posti. Non ci nascondiamo e non dobbiamo nasconderci perché saremmo ipocriti. Abbiamo una rosa lunghissima, siamo una rosa importante, abbiamo una rosa lunghissima. La cosa fondamentale è che ci siamo amalgamati tutti alla grande, e anche i nuovi arrivati. E spero che si possa continuare ad amalgamare sempre meglio questo gruppo, ma comunque non ci sono... sì, ci sono differenze tecniche o di gioco, ma a livello personale con tutti siamo molto tranquilli e sereni. Mister Lauro, quanto è rammaricato per questo pareggio? Ma è il giusto, perché comunque portiamo a casa, secondo me, una gran prestazione, una gran reazione della squadra sull'1-0, la prima volta che ci troviamo in svantaggio, e quindi c'è stata una grandissima reazione, e questa è una cosa che mi fa pensare bene, mi fa... che la squadra comunque c'è e che comunque è una squadra importante. C'è del rammarico, sono dei rimpianti, no? È chiaro, perché comunque la partita era ormai si volgeva al termine ed era una partita che avevamo completamente in gestione, secondo me non stavamo subendo niente. Poi magari fosse successo alla fine su una mischia finale, magari in un pallone buttato alla fine, sarebbe stato diverso. Però va bene così, abbiamo fatto un gran punto contro una buona squadra su un campo difficile, quindi e ho visto un'altra grande Samp. Da Samp stava amministrando abbastanza bene il vantaggio dopo il 2-1, forse è mancata un po' di esperienza in quell'errore finale. Ma no, io lì magari dovevamo essere un pochino, comunicare un po' di più, no? Magari chiamare il solo e magari quella palla veniva gestita un po' meglio. Ma abbiamo avuto le occasioni per chiuderla, è stato bravo il loro portiere, cioè, comunque abbiamo continuato a giocare, abbiamo continuato ad attaccare, non ci siamo abbassati e alla fine il gol è un episodio negativo che purtroppo fa parte del calcio, oggi è capitato a noi, però indipendentemente dall'errore abbiamo fatto un'ottima prestazione. Porta a casa anche la reazione dopo il gol del vantaggio dell'Avezzano. Sì, che era l'unica cosa un pochino, no? Che ancora non conoscevamo, il fatto di essere sotto, di come poteva reagire questa squadra, diciamo, a un gap, no? Di un gol. E ha reagito bene, ha reagito forte, ha reagito con veemenza, con cattiveria, con orgoglio. Quindi da squadra vera, da giocatori veri. Quindi contentissimo di questo. Dopo analizziamo il risultato alla fine per un episodio. Ma è stata una partita molto positiva, perché se andiamo a vedere non abbiamo concesso niente. Alla fine abbiamo concesso una ripartenza e un calcio di rigore. Noi abbiamo avuto molte occasioni, quindi sono felice della partita che abbiamo fatto. Nonostante il risultato, però, se guardiamo la prestazione dobbiamo essere fieri di quello che abbiamo fatto. Come ti senti? Sei al 100% ancora? No, ancora non sto al 100%. Come ho detto prima, purtroppo sono stato fermo una decina di giorni per la frattura alla costola e ho perso un po' la forma fisica, però quella la prendi giocando. Vuole fare un ringraziamento ai 600 tifosi oggi presenti qui allo Stadio De Mars? Ma sì, li ringraziamo come sempre. Loro per noi sono veramente una spinta a più e... è pure scontato dirlo, le frasi fatte non mi sono mai piaciute, però giocare con un pubblico così, con la gente che ti sprona, è qualcosa di incredibile. A me mi è mancato perché negli ultimi anni non ho avuto la fortuna di giocare in grandi piazze, con grandi tifoserie, e quindi quest'anno volevo questo, l'ho cercato, infatti quando mi ha chiamato il direttore ho subito accettato la piazza.